Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti a tutti voi che siete qui al Teatro Colosseo di Torino. Un saluto anche a chi ci segue via internet. Questa sera parleremo di informatica e in particolare della storia dell'informatica italiana, una storia che idealmente inizia quasi 200 anni fa, insomma. Sì, siamo da quelle parti. È una storia che per il secolo scorso, insomma, negli ultimi 50 anni del secolo scorso, ha coinciso praticamente con la storia della Olivetti. Ma prima di presentarvi i vostri ospiti, a proposito di informatica, io passo la parola al nostro Piero Bianucci, che ha una notizia e una domanda, credo. Sì, ma la notizia in realtà verrà fuori anche dai discorsi che sentiremo questa sera. Io non ho ricordi precisi dell'Ottocento, quindi dell'origine dell'informatica, però ho avuto l'opportunità, la fortuna di conoscere alcune persone che invece hanno lavorato con Adriano Olivetti e in particolare con il suo movimento di comunità, per esempio Paolo Volponi, per esempio il poeta scrittore Leonardo Sinisgalli, Ferrarotti, il sociologo, che poi fu anche l'unico deputato del movimento di comunità eletto in Parlamento, e quindi mi è arrivata l'eco della estrema creatività di quest'uomo, che adesso è stato anche raccontato in varie fiction televisive che probabilmente avete visto, non so quanto fedeli, qualche cosa mi è sembrato un po' fuori delle righe, insomma, però insomma diciamo che il tema è estremamente attuale. La cosa anche che mi viene in mente è che fu l'onda lunga di via Panisperna a dare il via poi a questa fioritura la prefioritura dell'informatica italiana, perché fu Enrico Fermi che aveva ovviamente visto il primo calcolatore a Los Alamos mentre lavorava alla bomba atomica, il progetto Manhattan allora segretissimo. Fu lui poi a suggerire all'Italia di prendere in mano questo discorso e di provare a sviluppare l'informatica, perché aveva capito che sarebbe stata una cosa estremamente importante. E fu lui a suggerire a Olivetti il nome di Mario Ciu, che fu uno di coloro che diedero il via al primo calcolatore italiano. Ma la domanda riguarda invece un articolo che ho letto di poco tempo fa, della fine di gennaio, che ho letto su La Lettura, questo settimanale molto ben fatto, devo dire, che parla di libri, che esce la domenica con il Corriere della Sera, ma si può trovare tutta la settimana in edicola, ed è un po' un giallo, perché qui viene riferita l'ipotesi che la fine molto prematura dell'informatica italiana e del progetto di Olivetti fu il risultato di una trama dietro la quale, come sempre, c'era la CIA. E allora io vorrei sapere che cosa c'è di vero in questo, visto che adesso questa ipotesi di complottistica contro l'informatica italiana è sposata in libri e anche in uno spettacolo teatrale. Bene, allora staremo a vedere, anzi staremo a sentire che cosa ci raccontano i nostri ospiti. A questo punto ve li presento. Angelo Raffaele Meo, che il pubblico di Giovedì Scienza conosce bene e che merita un grande applauso. Primo vincitore di una cattedra di informatica in Italia, o sbaglio? E poi mille cariche, mille impegni, un paladino del software libero, insomma, un'istituzione per chi si occupa di informatica e di scienze in generale. Alla sua destra abbiamo Filippo De Monte, Filippo De Monte è un ingegnere elettrotecnico, se non sbaglio, e ha lavorato a lungo alla Olivetti, è entrato nel 1962, credo, ad agosto. Sì, 20. Ed è un dettaglio importante, perché? Perché ho maturato prima dell'ingegneria ferie. Ecco. E invece abbiamo qua anche Gastone Garziera.
Gastone Graziera, ingegnere, o forse non proprio ingegnere, ma insomma... Dottore lo è diventato lo scorso anno con una laurea honoris causa a Bari, dell'Università di Bari, in Computer Science, e lui è entrato alla Olivetti all'età di 19 anni come perito elettrotecnico e ha lavorato al progetto della gloriosa Programma 101, che ormai è riconosciuto come il primo computer, personal computer della storia, diciamo. Ma lascerei subito la parola a loro, perché insomma la storia è lunga, interessante e molto densa di argomenti. E quindi Angelo Raffaele Meo. Sì. Non rispondo alla domanda di Piero Pianucci, perché la questione sarà discussa probabilmente da Filippo De Monte. In ogni caso sono disponibile per approfondire la questione in corso del dibattito finale. Il mio primo lucido è dedicato al genius loci, il genio del luogo, che aleggia su Torino e dintorni, Ivrea compresa. Si deve a questo genius loci il ruolo importantissimo che la nostra città ha coperto nel mondo della scienza, della tecnologia, delle sue applicazioni. Discutevamo proprio pochi minuti fa, casualmente, con Filippo De Monte, come sarebbe possibile, senza un genius loci, che una città come la nostra produca in così poco tempo 3 stelle di primissima grandezza nel firmamento della scienza, come Lagrange, che viene considerato da tutti come un grande matematico francese, ma in realtà era italianissimo e torinissimo, essendo nato al numero 28 di quella via che oggi si chiama via Lagrange, appunto, a poche centinaia di metri di qua. Il secondo era Avogadro, dicevamo, Amedeo Avogadro, e il terzo Galileo Ferraris, insomma. Quindi passiamo dalla fisica all'elettromagnetismo con stelle di primissima grandezza, come dicevo. Per esempio, senza genius loci, come sarebbe stato possibile che uno come Avogadro, che era laureato in legge, che di mestiere faceva l'avvocato, come sarebbe stato possibile che tirasse fuori un teorema come quello fondamentale per la fisica, che dice che volumi uguali di gas nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole. È una roba così antintuitiva, e sarebbe come dire, nel caso dei solidi, se in 1.500 ci stanno 4 gattini, 2 davanti e 2 dietro, allora ci stanno anche 4 elefanti, 2 davanti e 2 dietro. Quindi è clamoroso il ruolo di questo genius loci. Bene, la storia che ho l'incarico di raccontarvi è un'ulteriore dimostrazione della presenza di questo genius loci. Il principale protagonista di questa storia è un matematico inglese, Charles Babbage, che è stato matematico per 20 anni e poi dopo 20 anni si è convertito alla nuova disciplina e ha dedicato la sua vita, anima e corpo, al progetto del primo calcolatore programmabile della storia. La storia antica contiene molti esempi di strumenti di calcolo, abachi, pallottolieri e così via, ma mai si era pensato alla programmabilità, cioè la possibilità di introdurre nel calcolatore anche la descrizione dell'algoritmo che deve essere eseguito. E la programmabilità, il cuore dell'informatica. E quindi Charles Babbage è l'inventore del primo strumento programmabile, del primo strumento nella storia dell'informatica. Charles Babbage sceglie Torino per presentare per la prima volta il frutto del suo lavoro. Sceglie Torino perché a quell'epoca Torino era una delle capitali mondiali della scienza. Sceglie Torino. A Torino si tiene in quell'anno il secondo congresso nazionale dei filosofi, così si diceva allora, ma in realtà dei matematici italiani. Babbage arriva a Torino accompagnato da quel signore che vedete lì, perché Babbage è seduto da quest'altra parte della carrozza, e Federico e Fortunato Prandi, uno studioso
esule in Inghilterra, dove è fuggito nel 1921 perché è stato condannato a morte per aver partecipato ai moti liberali del 1921. Arriva a Torino questo signore, arriva a Torino munito di uno speciale salvacondotto. È rimasto negli archivi ed è divertente leggere il rapporto della polizia dell'epoca che cerca di controllare il movimento di quei due, Babbage e Lana, con continuità, annotando i singoli oggetti acquistati in un negozio di fazzoletti, insomma. Se non che a un certo punto i due sono saliti su una barca al di qua del Po, sono scesi dall'altra parte, per cui la polizia ha perso il controllo della situazione. Bene, in quella carrozza, voi non lo vedete, c'è anche un enorme baule che contiene i disegni dell'invenzione di Babbage e contiene anche dei piccoli prototipi di componenti di quella macchina. Incidentalmente quei disegni rimasero, perché così desiderato proprio da Babbage, rimasero come dono all'Accademia delle Scienze, ma i messi persero e furono dati per perduti per oltre un secolo. Poi recentemente, un paio di decenni fa, sono stati ritrovati appallottolati dietro alcuni volumi della biblioteca dell'Accademia delle Scienze e sono stati utili. Nonostante il tempo trascorso, sono stati utili perché sono stati adottati, utilizzati per costruire il prototipo che avete visto nel lucido precedente del calcolatore di Babbage. Molte delle cose interessanti che potrei raccontarvi in questo momento, ma noi siamo orientati prevalentemente sul passato più recente, insomma, molte delle cose che potrei raccontarvi sono contenute nell'autobiografia che Babbage ha scritto 20 anni dopo e che ha dedicato a Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Ve lo leggo rapidamente. Sire, nel dedicare questo volume a Sua Maestà, compio un atto di giustizia nei confronti del vostro illustre padre. Nel 1840 il re Carlo Alberto invitò i saggi d'Italia a riunirsi nella sua capitale. Su invito del suo più grande matematico, io portai con me i disegni e le spiegazioni della macchina matematica, questo era il nome che aveva dato al suo calcolatore. Essi furono ampiamente discussi e la loro validità fu riconosciuta dai più eletti figli d'Italia. Al re, vostro padre, io devo il primo riconoscimento pubblico ufficiale di questa invenzione. Sono lieto di esprimere la mia riconoscenza a suo figlio, il sovrano dell'Italia Unita, il paese di Archimede e di Galileo. Il grande matematico a cui fa riferimento Babbage nella sua prefazione si chiama Giovanni Plana. Il grande matematico è anche grandissimo astronomo. Qui vedete sul fondo Palazzo Madama e la torre di Palazzo Madama dove Giovanni Plana ha installato un telescopio e pare che il re molte notti le passi con Plana ad ammirare le meraviglie del cielo. E Plana è stato il protagonista di molte conferenze di quest'ultimo periodo quando abbiamo celebrato l'anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, perché Plana si è occupato prevalentemente dei movimenti della Luna. All'Accademia delle Scienze c'è un trattato in tre volumi, ciascuno dei quali ha questa larghezza, contenente una matematica raffinata e complicatissima proprio per spiegare i movimenti della Luna. Il dibattito che si svolge a Torino, prevalentemente nelle sale dell'Accademia delle Scienze in via Maria Vittoria, ma anche molto spesso nelle stanze dell'albergo dove Babbage passa le notti, il dibattito è estremamente interessante ed importante perché lì si parla di ciclo, di variabile booleana, della possibilità di memorizzare separatamente i dati e la descrizione del programma e così via. Uno dei più attivi nella partecipazione a questo dibattito è Ottaviano Fabrizio Mossotti, anche lui un esule.
nel senso che lui è stato condannato, questa volta dagli austriaci, sempre nel 1921 per aver partecipato ai moti liberali. È stato in Argentina 20 anni, ma da poco, essendo cambiata la situazione, è stata chiamata a coprire la cattedra di fisica all'Università di Pisa. L'ho definito l'eroe di Curtatone e Montanara, in quanto si coprirà di gloria nella battaglia di Curtatone e Montanara a capo del battaglione universitario partito da Pisa. Andando via dall'Italia, Babbage chiese a Plana il piacere di scrivere un articolo nel quale si raccontassero i principi fondamentali della sua macchina analitica. E Plana, con grande entusiasmo, accettò. Plana era barone dal punto di vista dei meriti, era barone come grado di nobiltà, però era anche barone nel senso un po' spregiativo che noi utilizziamo per gli accademici più importanti, insomma. Ebbene, da barone, resosi conto della difficoltà del problema di descrivere la macchina di Babbage, coinvolse un suo studente, Luigi Federico Menabrea, anche lui nobile, conte, molto giovane, molto bravo, dovrebbe svolgere il servizio militare nel forte di Bar, però si è imboscato col compito di insegnare matematica alla scuola d'applicazione d'arma, la scuola militare, che divenne poi la madre del Politecnico di Torino. Bene, Menabrea era non bravo ma bravissimo, era una cosa eccezionale dal punto di vista dell'attività scientifica. In effetti, adesso abbiamo soppresso il lucido, in effetti scrisse un teorema fondamentale per la scienza delle costruzioni ed anche antintuitivo, insomma, che solo un genio può realizzare. Dopo l'attività scientifica si buttò nell'attività militare, fu uno dei protagonisti delle vittorie del Risorgimento. Incidentalmente passò alla storia anche per la vittoria della battaglia di Valdora, una vittoria molto importante, ottenuta non con genio militare, come avrebbe dovuto essere il suo mestiere, ma con genio ingegneristico. In effetti, Menabrea aprì le chiuse della Dora e mandò gli austriaci in bagnomaria e quindi così ottenne la vittoria, che tra l'altro gli valse la promozione da conte a marchese di Valdora. Successivamente si buttò nella politica, prima senatore, poi sottosegretario, sino ad arrivare ministro. In due circostanze, mi diceva prima Filippo De Monte, fu presidente del Consiglio. Ma come spesso succede agli accademici, quando lasciano l'attività accademica per buttarsi nella politica, non lasciò un bel ricordo. Il cattivo ricordo di Menabrea si deve a un unico errore, però molto molto grave. L'invenzione che fece come presidente del Consiglio, l'invenzione che fece della tassa sul macinato, che ho voluto sintetizzare lì con questa immagine del mulino. Una tassa che produsse molta povertà, che aggravò la povertà dei cittadini più poveri e portò anche a delle sommosse di piazza che furono represse con molto sangue. Menabrea scrisse dunque un articolo con una descrizione molto precisa della macchina di Babbage ed è il primo articolo nella storia dell'informatica. Fu presentato alla Bibliothèque Générale de Genève. Bene, quell'articolo fu tradotto in inglese da Ada Byron, figlia di Lord Byron, contessa di Lovelace, una personalità molto importante, donna estremamente intelligente. Non conobbe mai suo padre, perché il padre abbandonò la moglie prima della nascita di Ada. Ma era un po' frivola come il padre, insomma. E in effetti, la mamma di Ada, timorosa che la figlia facesse la fine del padre dal punto di vista morale,
non volle che studiasse nelle scuole normali, ma volle che studiasse soltanto scienza e procurò dei grandi scienziati come suoi insegnanti. E così si buttò nella scienza. Ada tradusse l'articolo e lo commentò con delle pagine molto interessanti, dove si descrive per esempio il calcolo simbolico, che non sapevamo che cosa fosse, come trattare la grafica e così via. Tra le altre cose viene ricordata ancora oggi come inventrice dei sistemi esperti, cioè quei sistemi di intelligenza artificiale che emulano il comportamento di un uomo esperto in una data area scientifica. Il suo sistema esperto era dedicato all'ausilio, agli scommettitori e alle corse dei cavalli di cui lei era appassionato. Significativo il fatto che l'esperimento non finì bene dal punto di vista pratico e Ada fu costretta a vendere i gioielli di famiglia per pagare i debiti di gioco, qualcosa che forse succederà ora con altre applicazioni dell'intelligenza artificiale, ma staremo a vedere. Bene, Ada dunque tradusse quell'articolo. Oggi in tutto il mondo si dice che Ada è l'autrice del primo articolo della storia dell'informatica. Questo non è vero, fa parte delle fake news. Il primo articolo della storia dell'informatica è il nostro Menabrea. A questo punto temo di aver finito i miei 15 minuti e quindi passo la parola a Filippo. Buonasera. Allora parleremo di informatica in Italia e del suo maggiore protagonista. L'Italia non ha sempre contato zero nell'informatica, c'è stato un tempo in cui le cose non erano così e il protagonista fu la società Olivetti. L'Olivetti fu fondata da Camillo Olivetti nel 1908, abbiamo diviso in 8 periodi il tempo in cui l'Olivetti evolvette verso l'elettronica, vedremo nel dettaglio chi furono le persone che dirigevano l'Olivetti in quel momento dal lato operativo e che cosa avvenne nei tempi. Non stiamo a leggerlo adesso, lo vedremo andando avanti. Camillo Olivetti fondò l'azienda nel 1908 dopo essere stato ingegnere laureato con Galileo Ferraris e averlo seguito negli Stati Uniti per un convegno internazionale di elettrotecnica. Si fermò poi lì e fu anche assistente all'Università di Stanford. Nel 1908, come ho detto, fondò l'azienda per fare le macchine per scrivere nella fabbrica di mattoni rossi che c'è ancora adesso a Ivrea. Progettò 3 macchine da scrivere una dopo l'altra, la M1, la M20 e la M40 e fondò anche un'azienda, Officine Meccaniche Olivetti Homo, che poi diventò un'altra azienda e produsse macchine utensili, le prime due le vediamo qui. Gli successe il figlio Adriano, laureatosi anche lui a Torino in ingegneria chimica, forse in opposizione al padre che lo voleva ingegnere meccanico, viaggiò in USA, entrò in Olivetti come operaio, poi nel 1932 succedette al padre nel dirigere l'azienda, fondò oltre all'Olivetti anche l'Olivetti Sintesi che faceva mobili per ufficio, nel 1943 fu arrestato da Badoglio, e mentre il padre che si era riparato nel Bielere in quanto da ebreo temeva la persecuzione dei tedeschi, mentre prima gli erano stati riconosciuti i meriti di guerra dal governo italiano, e morì nel Bielere. Olivetti tornò poi nel 1944, riparò in Svizzera e tornò poi in Italia dopo la guerra. Nel frattempo l'azienda fu gestita da Giuseppe Pero, vecchio direttore amministrativo, Gino Martinoli, nato Gino Levi, fratello di Natalia Ginzburg, e Giovanni Enriquez. Adriano Olivetti fondò parecchie consociate, fabbriche e nuovi prodotti, soprattutto nello scrivere del calcolo meccanico e elettromeccanico. Qui vediamo le principali macchine da scrivere che furono introdotte durante la direzione di Adriano Olivetti, in particolare la lettera 22 molto famosa e la prima macchina per scrivere elettrica. Nel tempo di Olivetti, di Adriano, la Olivetti entrò anche nel campo delle scriventi.
Qui vediamo le principali macchine da calcolo del suo periodo, che cominceranno nel 40 ma si svilupparono nel dopoguerra. Importanti furono la Divisumma 14 e la Divisumma 24. Macchine di grande successo, la Divisumma 24 fu la prima macchina elettromeccanica con 4 operazioni stampante. Queste macchine e anche le Audi, di cui diremo dopo, furono progettate da Natale Cappellaro. Entrato in azienda come operaio, diventò un grande progettista e diventò direttore generale tecnico dell'Olivetti fino al 1967. La Università di Bari gli diede la laurea in ingegneria honoris causa, la stessa università che diede la laurea al nostro amico Gastone Gardiera. Le Audi erano macchine da calcolo molto sofisticate, che erano in grado di scrivere su un carrello di macchina per scrivere sequenze di operazioni programmate precedentemente in modo meccanico, in modo che si potevano scrivere le fatture moltiplicando il numero di pezzi per il prezzo, il totale, poi facendo il gran totale della fattura e cose simili. Durante la gestione di Adriano Olivetti, l'Olivetti si mosse verso l'informatica. Nel 1950 nacque la Olivetti Bull, una consociata tra Olivetti italiana e Bull francese, che faceva macchine e impianti e schede perforate per la contabilità aziendale, simili a quelle IBM. Nel 1952 Dino Olivetti, fratello di Adriano, fondò negli Stati Uniti, a New Canaan, nel Connecticut, un laboratorio di studi e esperienze elettroniche. Nel 1954 Enrico Fermi propose al rettore dell'Università di Pisa di sopprare i soldi stanziati per un sincrotrone per lo sviluppo di un calcolatore elettronico. E qui Adriano Olivetti fece un accordo da cui nacque, con l'Università di Pisa, da cui nacque poi il primo centro di studi dell'Olivetti nell'elettronica. A dirigerlo assunse Mario Ciù, nato nel 24 e morto nel 61, che era figlio di un diplomatico della Cina nazionalista presso la Santa Sede, nato in Italia, laureato negli Stati Uniti e docente alla Columbia University di New York. Dobbiamo vedere anche cosa fece Roberto Olivetti. Cioè, Roberto Olivetti, figlio di Adriano, negli stessi anni fondò la Telettra, fondò la SGS, Società Generale dei Semiconduttori, insieme con l'azienda Telettra, che allora faceva apparecchiature di telecomunicazioni. Oggi la SGS è confluita nella società ST Microelectronics. Tra Olivetti e ST e SGS lavorò Federico Faggin, che poi si trasferì alla Fairchild negli Stati Uniti e nel 1971 inventò il primo microprocessor al mondo, il 4004. A Barbericina, dove c'era il centro Olivetti vicino a Pisa, Ciù e i suoi giovani collaboratori nel 1957, tra cui possiamo ricordare almeno Giorgio Sacerdoti e Franco Filippazzi, oltre a molti altri, completarono l'EA 9001, il modello zero, che era valvole termoioniche, che poi passò a Ivrea a gestire l'azienda Olivetti per 6 anni. Appena finito il prototipo, Ciù decide di farne un altro in cui i tubi elettronici venissero sostituiti da transistor. Per darvi un'idea di cosa vuol dire questo, vuol dire che un tubo elettronico paragonato come dimensione del transistor era questo, ma la dimensione non era solo un problema, era l'energia dissipata e l'affidabilità dei tubi che si bruciavano come le lampadine. I transistor non si bruciano e assorbono molto meno energia. Poi sono nate quelle che si chiamata l'integrazione elettronica. Negli anni 60 nacquero i primi circuiti integrati che avevano qualche decina di transistor. Negli anni 80 c'erano unità centrali con 30.000 transistor e siamo arrivati oggi a 30 miliardi di transistor in un chip elettronico e anche oltre. Dopo l'EA 2001 fu creata l'EA 2002, che era transistorizzato in parte, fu esposto alla Fiera di Milano già col nome dell'EA 2003, che in realtà fu finita qualche mese dopo e fu commercializzata. L'EA 9002 venne spostata nella sede di Via Clerici a Milano e tra parentesi io feci fare parte dei calcoli della mia tesi di laurea nel 1960 proprio per questo centro sull'EA 9002. Nel 58 il laboratorio della Barbericina andò a Borgo Lombardo vicino a Metanopoli. Ciù assunse poco dopo anche un americano, Joe Elbling, per l'elettronica delle macchine utensili, cioè stavano nascendo le macchine utensili a controllo numerico,
che poi fu assunto in Omo, che diventò OCN, Olivetti Controllo Numerico. Nel 59 Adriano acquistò Landero, grande azienda di macchine per scrivere USA, e nel 59 fu pronto l'Elea 9003, completamente transistorizzato. Poco dopo, purtroppo, nel 1960, a febbraio, morì Adriano Olivetti sul treno in Svizzera che lo portava da Milano a Losanna. Quello fu l'unico anno in cui, essendo febbraio, Ivrea abolì il carnevale. Qui vediamo l'Elea 9003. Il design era di Sorzas e l'innovazione fu che i collegamenti tra i vari moduli o armadi di elettronica non erano fatti sotto il pavimento che veniva rialzato come faceva l'IBM e altri costruttori, ma fu fatto con blindo sbarro che correvano sopra i moduli, in modo che non era necessario fare un pavimento rialzato dove si installavano i calcolatori. Dell'Elea 9003 ne furono venduti 40 esemplari, in realtà venivano noleggiati, ma diciamo venduti. Il primo al Monte dei Paschi di Siena, il primo alla Marzotto, il secondo al Monte dei Paschi di Siena. Quello di Monte dei Paschi di Siena funziona ancora adesso a Bibiana, all'Istituto Tecnico, ed è in funzione. Qui ci sono le caratteristiche del computer. Pensate che aveva da 20 a 360.000 kilobyte. Erano byte un po' scarsi perché erano solo di 7 bit. Allora, se pensate alle decine di gigabyte che avete nei vostri telefonini, capirete come è cambiato il mondo. Alla morte di Adriano Olivetti, l'Olivetti era presente in 22 paesi con 24 fabbriche che vedete qui elencate, che non sto a leggere. Gli succedette Roberto Olivetti, di cui vediamo qui alcuni dati, ma ne parleremo con maggiore ampiezza nel seguito. Ancora, subito dopo l'Elea 9001, Chu decide di sviluppare un secondo computer, che fu l'Elea 6001. Il progetto fu affidato a un ingegnere, Ottavio Guarracino, che io poi ho conosciuto ancora in Olivetti. Però poco dopo, alla fine del 61, Chu morì in un incidente automobilistico mentre veniva da Borgo Lombardo Ivrea con la sua Buick americana guidata da un giovane autista di 28 anni che si schiantò contro un camion. Io ritengo improbabile la teoria della CIA e di cose del genere, perché a quel tempo l'autostrada Torino-Milano era una carreggiata sola con tre corsie, una di andata, una di ritorno e una in mezzo per il sorpasso, chiamata comunemente corsia della morte. Io l'ho vista e so come erano le code, ci ho viaggiato. Inoltre, devo dire che almeno in uno o due altri casi, tra Santhià e sull'autostrada di Ivrea gelata, morirono altri dirigenti Olivetti nell'inverno. Quindi io ho i miei dubbi sulle teorie dei complotti. L'Elea 6001 era un computer più piccolo, orientato al calcolo scientifico, e ne furono vendute ben 170.000 esemplari, 170 esemplari, scusate. Nel 62 il laboratorio di Borgo Lombardo si trasferì da Borgo Lombardo a Pregnana. C'era un grande progetto commissionato da Adriano al Corbusier, che non fu realizzato perché già cominciavano a mancare i soldi in Olivetti, e quindi andammo a Pregnana in un campannone che poi durò per parecchi anni, c'è ancora, ma adesso fa altre cose, poi passò alla General Electric, eccetera. Oh, tra il 60 e il 64 Olivetti subì una grave crisi causata da capitali insufficienti, dall'acquisto di Underwood, dallo sforzo dell'elettronica e dalla crisi congiunturale sia nazionale che europea. Subentrò un gruppo di intervento sotto la regia di Bruno Birentini, allora vicepresidente dell'IRI, dove c'erano Fiat, Pirelli, IMI, Mediobanca e Centrale. Questo gruppo fornì capitali per fare un aumento di capitale di salvataggio e designò come nuovo amministratore delegato Aurelio Peccei, ex manager Fiat, che poi diventò famoso per il club di roba che studiò il problema dell'esaurimento delle risorse mondiali. In quel momento nel comitato Vittorio Valletta, amministratore delegato di Fiat, affermò che la società di Ivrea è solida,
ma sul suo futuro pende un neo da estirpare, il settore elettronico, che richiede capitali che nessuna azienda italiana può affrontare. Questo dimostra la cecità della leadership italiana su dove stava andando la tecnologia e l'industria. La divisione elettronica, a seguito di questa operazione, fu venduta per il 75% alla General Electric americana, e nacque la General Electric Olivetti General Electric, che poi passò pochi anni dopo tutta sotto il controllo della General Electric. In questo periodo fu finito di sviluppare ancora, nel 65, il terzo IDEA, l'EA 4000 o 4115, tutto sviluppato dagli ingegneri di Pregnana, che venderà oltre 40.000 esemplari, essendo diventato un computer della linea General Electric, per il 60-70% degli Stati Uniti, con il nome GE115. La General Electric nel 78 vendette l'informatica a Honeywell, che nell'81 la cedette allo Stato francese, anche se poi a Pregnana continuarono a lavorare con vari nomi i successori di questa azienda, facendo eccellenti risultati. Del gruppo Olivetti, dell'Olivetti Elettronica, degli ingegneri del laboratorio di ricerca elettronica, non passò alla General Electric il gruppo diretto da Pier Giorgio Perotto, che aveva già progettato il primo prodotto elettronico, prima ancora dell'EA, che era una strana macchina chiamata CBS, convertitore banda scheda, che convertiva le bande perforate generate dai dati delle audit in schede meccanografiche degli IBM, perché allora i computer IBM leggevano le schede e raramente le bande. E quindi serviva a collegare l'informatica, o meglio, l'elaborazione dati primitiva generata dalle audit con i sistemi di calcolo. In quel periodo a Borgo Lombardo fu anche progettata un'unità di moltiplicazione elettronica che veniva collegata alle audit per aumentare la velocità di moltiplicazione, che fatta in modo meccanico era molto lunga. Poi nel gruppo di Perotto con Gianni Alessandre e Gastone Garzera qui presente, progettarono la Programma 101, che fu presentata nel 1965 a New York insieme con l'ultima macchina meccanica dell'Olivetti, che non ebbe successo. Vediamo un momento chi era Perotto. Perotto era nato nel 1930 a Torino, si era laureato in ingegneria elettrotecnica a Torino e anche aeronautica, fece studi di aerodinamica col professor Carlo Ferraris, famoso per i suoi studi sul volo ultrasonico, poi in Fiat. Fu libero docente di meccanica e docente al Politecnico, dove insegnò per molti anni. Entrò in Olivetti al laboratorio di ricerca elettronica nel 1952, progettò il CBS e poi la Programma 101. Nel 67 fino al 79 diventò direttore del gruppo ricerca e sviluppo Olivetti, succedendo a Natale Cappellaro. Poi diventò presidente dell'ELEA, ma che era un'altra ELEA, era una società di formazione e consulenza dell'Olivetti. Nel 98 lasciò l'Olivetti, entrò in un'altra società di consulenza, poi ne fondò ancora un'altra. Purtroppo morì nel 2002. Adesso, qui vediamo ancora, essendo la famiglia di Perotto di Cavaglià, il comune di Cavaglià gli è dedicato un giardino pubblico con una lapide che lo ricorda. Passo la parola a Gastone Garzira. Praticamente la storia della nascita della Programma 101, quali sono stati gli step che ci hanno consentito di arrivare a quel risultato, e poi brevissimamente quelli che sono stati i derivati, diciamo, dalla Programma 101 e i successori fino al 1978, quando è esistita la ricerca e sviluppo con Pier Giorgio Perotto. Ecco, la nostra storia è cominciata all'inizio del 62, quando il dottor Roberto Olivetti, che qui vediamo con Mario Giù, chiese all'ingegner Perotto di fare uno studio che sembrava una cosa strana allora, perché chiese di provare a progettare una macchina da calcolo, ma con la tecnologia dell'ELEA, sostanzialmente con l'elettronica.
Ecco, sembrava una cosa che non, che non avrebbe avuto senso commerciale, perché le macchine fatte da Natale Cappellaro costavano a fine linea sulle 40.000 lire, parlo di una di Vesuma, e venivano vendute a 400.000 lire. Il transistor a quel tempo aveva un prezzo, un solo transistor, di più di migliaia, 2-3.000 lire sostanzialmente a quel tempo, parlo dell'inizio degli anni 60, no? Comunque, quando ci radunammo con l'ingegner Perotto ha chiesto all'ingegner De Sandre di cominciare, io ero appena arrivato alla dipendenza dell'ingegner De Sandre, e quando ci siamo visti con Perotto che ci ha raccontato di questo incarico, e quando De Sandre ha detto d'accordo, io sono, perché ha detto, sai, te la senti, perché qui si parte, non si sa se si arriva, dove si arriva, e così. De Sandre ha detto, ma certo, a me non ha chiesto niente, avevo 19 anni. Comunque, con l'ingegner Perotto abbiamo subito cominciato a ragionare intorno a questa macchina, cercando di delineare quelle che erano le caratteristiche che pensavamo giuste per un oggetto di questo genere. E quindi quello che venne fuori, quelle specifiche tecniche sostanzialmente, erano che la macchina doveva stare su una scrivania, più o meno come le macchine da calcolo, quindi essere abbastanza piccola, doveva costare il meno possibile e doveva essere facile da usare, esattamente come le macchine da calcolo. E poi, però, sapendo che con una manciata di transistor si raggiungeva il costo di una DV summa, sostanzialmente doveva fare qualcosa di più delle macchine da calcolo, perché altrimenti non avrebbe assolutamente avuto un senso dal punto di vista commerciale. E poi, la prima cosa che ci fece fare, tenendo conto che le memorie di quel tempo, quelle delle Lea, erano delle vere e proprie RAM, la tecnologia era quella dei nuclei di ferrite, però erano degli oggetti filati a mano, ogni nucleino di ferrite che qui si vede ingrandito doveva essere filato con quattro fili, tutto a mano, quindi sicuramente intrinsecamente avevano un costo base e anche una complessità, un volume sicuro a quel tempo. Allora l'ingegner Perotto ci chiese di fare delle prove utilizzando una memoria, lui ne conosceva l'esistenza sostanzialmente perché lui insegnava anche aveva un corso di calcolatori numerici al Politecnico di Torino. Ci fece fare allora queste prove dicendo proviamo a utilizzare, vediamo cosa viene fuori, la linea magnetostrittiva. Era un tipo di memoria che era stata usata negli anni 40, qui vediamo poi anche la parte ingegnerizzata. Comunque quello che vedete sulla sinistra è proprio il prototipo che ci ha fatto il laboratorio di fisica di Borgo Lombardo per farci fare le nostre prove. Noi abbiamo fatto le prove, abbiamo avuto dei buoni risultati perché nel giro di qualche mese con una, diciamo, quantità di elettronica abbastanza ridotta, insomma accettabile, abbiamo realizzato un qualcosa che riusciva a stampare su una telescrivente araba le prime operazioni. Prime operazioni fra numeri che erano rappresentati in decimale. Vabbè, qui c'è lo schema e così. Abbiamo poi, anche per essere sicuri che la linea magnetostrittiva fosse diciamo adatta per il nostro obiettivo, su suggerimento dei ingegneri sacerdoti, abbiamo provato a riprogettare l'UME, quella di cui avete sentito parlare prima, che era un oggetto su 9 piastroni di elettronica. Usando la linea magnetostrittiva, i 9 piastroni, tenendo anche conto che nel frattempo quei piastroni erano con tecnologia di transistor al germanio, era arrivato anche il transistor al silicio, che tutto sommato portava una buona semplificazione nelle reti, e comunque le 9 piastre si ridussero a 2 piastre più lo scatolino della linea magnetostrittiva. Questo ci convinse che era proprio il caso di andare avanti su quella base, e noi quindi cominciamo a pensare come realizzare, che taglio dare alla macchina, che caratteristiche, che architettura, eccetera. Qui è la parte architetturale che non mi soffermo a vedere, mi soffermo qui perché in questa pagina praticamente
c'è la descrizione di tutta la macchina. Sulla parte sinistra, quegli 10 scatolini sono i 10 registri, la macchina aveva una capacità di 10 registri da 24 byte ciascuno, quindi in tutto 240 byte. Sulla parte destra invece c'è il linguaggio. Uno degli obiettivi era, come dicevamo, che la macchina fosse facile da usare e quindi, avendo deciso che la macchina doveva fare qualcosa di più delle macchine da calcolo meccaniche che avevano le quattro operazioni che si chiamavano una per volta e non erano concatenate se non due o tre con qualche funzione microscopica. Quello che avevamo pensato per poter aumentare il valore della macchina di fare una macchina programmabile alla quale fosse possibile insegnare a fare delle espressioni di una certa dimensione. Avevamo preso come riferimento l'equazione di secondo grado, che avevamo pensato in tanti uffici tecnici, ma anche nelle banche, poteva servire per realizzare quelle che erano le sequenze tipiche dei calcoli che dovevano essere fatti. Quindi alleggerendo molto il lavoro, se noi avessimo fatto una macchina che potesse realizzare questo. Abbiamo pensato di fare una macchina programmabile, il linguaggio di programmazione doveva essere una cosa facile, non doveva richiedere degli esperti per mettere in sequenza queste istruzioni, e quello che nacque fu un linguaggio di 15 istruzioni simbolici, 15 simboli che rappresentano tutto il linguaggio. E il grosso di questi simboli, a parte gli ultimi quattro che vedete, WWYZ, che sono le istruzioni di salto, sono delle istruzioni che sono anche tipiche, sono le operazioni stampa, stampa zero. Abbiamo aggiunto soltanto la radice quadrata rispetto alle operazioni delle macchine da calcolo. Abbiamo realizzato un primo prototipo che eseguiva esattamente queste istruzioni e consentiva di fare la programmazione. L'ingegnere Perotto ha cominciato a mostrare questo. Mi ricordo il professor Luigi Dadda, che è quello che aveva portato il primo calcolatore a transistor all'Università di Milano, che venne a vedere, e anche il dottor Ugo Galassi, che era il direttore generale commerciale della Olivetti. Facendo queste dimostrazioni con l'ingegner De Sandro, ecco, il prototipo era dotato poi di una stampantina, che questa ha una storia fantastica perché l'abbiamo trovato già sviluppata, una stampantina che aveva la velocità di 30 caratteri al secondo, due volte e mezzo quello che era la velocità di una telescrivente, ed era lì pronta perché qualcuno la usasse, e l'abbiamo usata noi, non solo, ma anche il gruppetto che aveva progettato questa macchina praticamente diventa il gruppo che sviluppò la meccanica della programma 101. Ci sviluppò infatti anche la tastiera. Ecco, quindi con questa macchina che aveva la parte logica che eseguiva quel linguaggio, la stampante e la tastiera, abbiamo fatto le dimostrazioni. Abbiamo capito però che la macchina aveva un problema di fondo. La macchina, tutte le volte che c'era da cambiare lavoro, e anche quando si accendeva al mattino, richiedeva che qualcuno introducesse il programma a mano. Programma è la macchina che poteva avere fino a programmi di 120 istruzioni, ogni istruzione aveva due o tre digitazioni, quindi erano centinaia e centinaia di digitazioni. Quello che si fa a mano può introdurre degli errori, e quindi una volta introdotto, poi a parte il tempo dell'introduzione, ci si doveva subito mettere a controllare che il programma fosse stato introdotto correttamente e quindi facesse tutto quello che era preso. Si ridebuggava il programma. Allora abbiamo capito, ne abbiamo parlato con l'ingegner Perotto che fu d'accordo, abbiamo capito che dovevamo dotare la macchina con uno strumento che consentisse di una volta fatto un programma, di memorizzarlo da qualche parte e poter poi rifare quello che oggi si direbbe download, il save download. Dopo varie ricerche abbiamo deciso di utilizzare il primo supporto magnetico della storia, la cartolina magnetica, e abbiamo fatto un riciclo di progettazione aggiungendo alla macchina questo oggetto, che è fondamentale secondo me. E credo che sia a merito anche di questo che la macchina è considerata il primo PC della storia. Comunque realizzammo
qui c'è lo schema generale, lo passiamo, realizziamo un altro livello di prototipazione in cui introducemmo anche dei lavori di ingegnerizzazione per prepararlo a una produzione eventuale. Qui ad esempio vediamo i micromoduli, quello che praticamente rappresentava il gate di allora, solo che era fatto con circuiti discreti. Ecco, mentre parlo, ho raccontato questo, era arrivato il 1964, l'anno in cui la divisione elettronica fu ceduta alla General Electric, e noi ci trovammo, quindi a Pregnana, perché noi rimanemmo sempre, diciamo, Olivetti, in mezzo a un'altra azienda, sostanzialmente. Non solo, ma l'amministratore delegato, che era stato messo dal gruppo di intervento, doveva ricondurre saggiamente l'Olivetti a basare i suoi prodotti sulla meccanica, che tanto liquidità, diciamo, aveva dato all'Olivetti. Quindi noi che stavamo ancora facendo questa macchina, questo progetto sostanzialmente in buona parte elettronico, è ovvio, ci viene un po' la paura che qualcuno potesse a un certo punto bloccarci, perché tanto il futuro dell'Olivetti doveva essere sulle macchine meccaniche. Allora il GE Perotto portò in ufficio la macchina fotografica e fotografammo. Perotto disse: è meglio che così ricordiamo dove eravamo arrivati, se no, se ci bloccano, poi nessuno crede che eravamo arrivati a un certo livello. Ecco, qui si vede la macchina sul lato destro, che è un libro di piastre di elettronica, e vicino c'è anche la meccanica pronta per essere scatolata. Scatola che carrozzeria che il gruppo di meccanici fece, ed è quella che vediamo sulla sinistra blu, e questo è stato il primo prototipo, praticamente non si chiamava ancora 101, lo avevamo chiamato naturalmente Perotina. E fatto questo, e per arrivare fatto questo abbiamo corso, perché l'ingegner Perotto ci aveva detto: io non voglio andare a dire a qualcuno, no, che abbiamo delle idee, che siamo abbastanza convinti che le idee, no, si possono anche concretizzare. Dice: voglio portare a vedere una macchina che funziona. E il primo a cui ha fatto vedere la macchina fu quello che era diventato il nostro capo, praticamente, Natale Cappellaro. E qui ricordo, io c'ero perché facevo anche il dimostratore, una volta che Natale Cappellaro vide questa macchina, lui non fu scettico. Lui disse: caro ingegner Perotto, vedendo questa macchina capisco che l'era del calcolo meccanico è finita. Lui che era stato il padre. Questa è l'architetto Mario Bellini, incaricato di vestire la macchina, realizzò questa meraviglia, perché io la trovo bellissima ancora oggi. E il management, pur scettico, decise comunque di presentarla al BIMA di New York. BIMA di New York, le cose presero una certa direzione, perché lì veramente la macchina fu capita, sostanzialmente. Fu presentata molto bene, perché fecero anche una convention. E la macchina, quindi, una volta vista, una volta capita, generò tutta una serie di, diciamo, trafiletti meravigliati, perché hanno cominciato a dire: è arrivato il primo desktop computer. Uno è arrivato a dire anche, vedendo questa macchina, pensiamo di avere in futuro un computer in ogni ufficio, prima di avere la seconda auto in garage. Chi vide la presentazione, evidentemente, è anche stata la NASA, che ne ordinò un certo numero, circa una quarantina, e noi siamo sicuri che la NASA l'ha utilizzata veramente, perché abbiamo anche un volumetto in cui ci sono 5 programmi fatti dalla NASA per decidere quali sono le traiettorie migliori per la discesa di un corpo sulla Terra. E qui, per finire, io ho cercato di mettere un po', con
certo ordine quelli che sono stati i prodotti derivati e successori del programma 101. Intorno al programma 101 vediamo sopra la P-102, che fu il primo, personal computer aperto, perché la 101 è chiusa, la P-102 aveva un'interfaccia verso periferiche per l'input e l'output. Poi subito sulla destra abbiamo invece una fatturatrice ricavata da una 101 che pilota una macchina per scrivere che può avere tabulazioni eccetera, quindi fa le fatture. Sotto invece avevamo predisposto subito, ecco, questa macchina che ha fatto il progetto a tamburo battente, sostanzialmente aveva fatto una macchina più piccola, un vero macchina calcolatrice, sostanzialmente la Logos 328. Poi sono andato a militare e quando tornai non era successo assolutamente nulla, perché il management diceva macchine di questo genere eventualmente le facciamo in America, le progettiamo in America. Nessuno si era mosso, però intanto si era mosso la concorrenza, perché l'HP, ad esempio, nel 68 tirò fuori il primo concorrente, l'HP 9100, che si era ispirata, l'hanno ammesso alla 101 e pagarono $900,000 di royalties alla Olivetti nel 69. Anche la Wang tirò fuori il suo modello 700 e questo così trovò un Olivetti che non aveva ancora pensato che fosse utile fare una evoluzione del programma 101. Quindi ci siamo dovuti mettere di corsa di nuovo. L'ingegnere De Sandro e l'ingegnere Perotto avviarono un paio di progetti. Uno portò alla 602, che era molto conservativo perché è basato ancora su una linea magnetostrittiva, l'altra, la P652, invece ha un'unità centrale che abbiamo progettato noi e è molto veloce e è dotata di RAM e ROM, le prime RAM e ROM a semiconduttori. Però purtroppo queste due macchine avevano un linguaggio che era ancora figlio del linguaggio della 101, mentre la concorrenza ha cominciato, l'HP ad esempio, che è andata avanti subito e ha tirato fuori l'HP 9810 e poi l'8820 e 98 e anche altri hanno tirato fuori le prime macchine con il BASIC che era stato sviluppato per il discorso del time sharing. Allora siamo ripartiti e nel 76 abbiamo tirato fuori dal 76 una linea di macchine, prima P6060, macchina BASIC ma basata sul disco, e approfittando del disco praticamente invece di fare le ROM con primo strato di software, il firmware, sostanzialmente questa macchina ha cominciato a fare, ha definito praticamente l'architettura dei PC, cioè quando si accende il PC ancora oggi c'è una ROM che va a vedere le risorse della macchina e poi comincia e carica il sistema operativo e lo lancia. Subito dopo il P6060 è stata, l'Olivetti ha presentato il P6040, una macchina più piccola con mini BASIC, comunque ancora con un dischetto, un piccolo disco proprietario, ma è stata il primo personal computer Olivetti ad avere un microprocessore, l'Intel 8080. E poi nel 78 l'evoluzione del P6060 che moltiplicava per 3 la capacità di memoria utente e aumentava del 30% la velocità. Queste macchine sono quelle che hanno consentito all'Olivetti, qualcuno se lo ricorderà, dal 76 di controllare, e si vedeva sulla televisione quando appariva Olivetti Computer, le gare di sci dei campionati del mondo di sci e le gare di Formula 1. Mi fermo qui perché siamo arrivati al 78, poi si disfece anche la R&D di Perotto e quindi comincia tutta un'altra storia. Direi che a questo punto passo la... Però ha detto che vari ingegneri, ricercatori. Sì, e Hewlett-Packard comunque ha rilevato i risultati che furono della Olivetti. Ma adesso sono curioso di sentire questa, la parte finale, perché una parte di queste cose le ho sentite dire, poi nella parte finale invece io ero un utente di strumenti Olivetti, di computer Olivetti come giornalista. E ricordo molto bene una sera, ormai siamo negli anni 90, in cui Angelo Raffaele Meo arrivò da Scarmagno a casa mia con un computer che era, credo, l'M24, e me lo montò, e mi lasciò lì e mi disse: se tu riuscirai
domani a montarlo, cioè a metterli insieme i vari pezzi, e segno che noi a Scarmagna abbiamo fatto un computer giusto, il computer giusto che un utente inetto, come ero io ero nella cavia in quella situazione, un utente inetto riesce a mettere in funzione. E quel computer andò, incominciò a funzionare sotto le mie mani e fu veramente un miracolo. E ogni tanto Meo mi telefona e dice: come va? Dico: guarda, va benissimo. Mi chiedevo ogni tanto qualche chiarimento. Comunque quello fu un computer che aveva già dei floppy disk che erano, credo, da 500K, se non sbaglio, e non erano ovviamente ancora rigidi, non erano i dischetti rigidi. 125 i primi. E poi poco per volta, insomma, poi ne ho usati tutti. Prego. Roberto Olivetti, abbiamo detto che era il figlio di Adriano, si laureò in Business Administration in Italia e poi a Harvard, entrò in Olivetti e gestì il laboratorio di Barbaricina, diventò nel 59 direttore della divisione elettronica, nel 60 alla morte del padre fu amministratore delegato insieme con Camillo Olivetti, lontano cugino, perché c'erano diatribe in famiglia, una parte che lo supportava, una parte che no, e Camillo Olivetti era più esperto di amministrazione. Tenne in stretto contatto col gruppo di Perotto, nei suoi anni furono aperte le fabbriche in Messico, poi passò la mano al gruppo di intervento, fu amministratore delegato dal 67 al 71 e nei suoi anni furono attivate e costruite le fabbriche di Scarmagno, Marcianide, una nuova fabbrica a Crema e la fabbrica di Harrisburg in Pennsylvania. Durante il periodo in cui lui fu la seconda volta amministratore delegato insieme con Bruno Iara, che era l'ex direttore degli acquisti, vecchio dirigente Olivetti, che ho conosciuto anch'io, l'Olivetti passò dalle audit all'elettronica e le audit diventarono elettroniche e cominciarono a diventare dei computer. La prima fu il P603 che ha già ricordato Gardiera, poi ci fu un Auditronic 770 che aveva un kilobyte di memoria e collegamento a un nastro magnetico di 36 kilobyte e l'Auditronic 730 una versione più piccola. Ancora nel 70, dopo anni di ricerche, basato su un brevetto di Perotto, fu costruito una preserie di lettori ottici 8200 che leggevano i caratteri numerici stampati sui rotoli delle calcolatrici. A quel tempo gli sportelli bancari avevano tutti una calcolatrice sullo sportello su cui registravano le operazioni fatte. L'idea era di leggere questi rotoli in modo da fare elaborazioni successive sui grandi computer, in modo simile a come le bande perforate del CBS erano state trasformate in schede. Il lettore 8200 leggeva 2000 caratteri al secondo con grandissima affidabilità e c'erano procedure per correggere gli errori. Dopo una serie di esemplari il progetto venne cancellato perché stavano nascendo terminali che permettevano di trasmettere i dati dallo sportello direttamente al computer. Nel periodo successivo divenne nel 71 amministratore delegato Torino Bettlarami, era stato ufficiale di marina nella seconda guerra mondiale e comandante di sommergibili, tra l'altro perse anche la gamba in un bombardamento. Dopodiché si era laureato in ingegneria, fu assunto nel 49 da Adriano Olivetti, fu direttore della divisione elettronica Olivetti, poi diventò direttore generale dell'Olivetti General Electric. Un anno in Finmeccanica, poi ritornò in Olivetti come amministratore delegato fino al 78. Poi fu presidente di società di comunicazione e di altri enti. Abbiamo già visto le prime due macchine a sinistra, di cui ha parlato Gardiera, come macchine calcolatrici elettroniche, la prima derivata dai moduli della 101, la seconda già con i circuiti integrati, poi altre due più piccole con i circuiti a larga scala di integrazione, solo due circuiti, e la terza una macchina di grande successo, la Logos 5060. Però stavamo venendo attaccati sulle calcolatrici stampanti dei giapponesi, che prima avevano fatto calcolatrici elettroniche solo con display, che era un mercato diverso da quelle stampanti. Poi impararono a fare le stampanti a prezzi minori. Allora Beltrami incaricò un program manager di fare uno studio per ridurre i costi delle calcolatrici. Lo studio ebbe successo con un lavoro di analisi del valore
e si ridussero i costi di 30%, in qualche caso anche di più. Nacque una nuova generazione, ma l'Olivetti aveva cominciato a perdere il treno rispetto ai giapponesi, e le calcolatrici meccaniche, che pure continuarono a essere vendute in grande quantità nell'anno e mezzo successivo, poi crollarono di colpo. All'August 40-42 comunque seguirono molti altri modelli, e l'Olivetti mantenne una quota del mercato, ma che era minore di quello meccanico. Successivamente cominciarono a nascere i primi computer contabili, successori dell'Auditronic. Nacque l'A7, che era un vero e proprio computer con unità centrale 900, sviluppata da Olivetti, e con tutte le caratteristiche di un computer. La 5, che era più piccola, aveva la stampante incorporata, mentre la 900 l'aveva diversa. E infine la 4, che era solo numerica, sulla scia dell'audit numerico, con la stampante e tastiera numerica. Però fu il primo prodotto Olivetti ad operare un microprocessor, il Rockwell PPS4, concorrente del 4004 Intel. In questo periodo fu sviluppato un prodotto molto importante, il PC800, che era un sistema modulare con un'unità centrale sviluppata da Olivetti, un sistema operativo proprio, che era capace di collegarsi localmente o in rete a grandi computer e serviva come terminale intelligente. Fu in pratica il predecessore dei personal computer come terminale intelligente. Teniamo presente che i personal computer nacquero dall'81 in poi, quindi per 10 anni quasi, anche più, rimase in produzione con grande successo. Fu poi ucciso appunto i personal computer che erano intelligenti. Però l'Olivetti simulò le sue operazioni aumentandole con un software chiamato PB, Personal Banking, invece che PC, che veniva aggiunto ai personal computer e mantenne la quota di mercato nel campo. Successivamente fu il passo successivo delle macchine contabili sempre più sofisticate, sempre più verso i computer. I Business Computer System, BCS, nacquero due famiglie, il 3030 e il 2020. Il 3030 ancora con unità centrale 1008 Olivetti a circuiti integrati, mentre il 2020 fu uno dei prodotti con l'8080 Intel. E qui vediamo le due macchine. Nacquero poi le macchine per scrivere elettroniche. Prima del 74, forse l'anno prima o 6 mesi prima, avevo detto a Perotto: ma perché non facciamo una macchina per scrivere? Io allora sto interessandomi del calcolo e anche della 5, dopo aver lavorato nella lettura ottica. E Perotto mi disse: ma De Monte, cosa vuoi fare una macchina per scrivere elettronica? Una macchina per scrivere elettronica è una macchina che ha un tasto con scritto A. Tu lo premi, muovi 3 o 4 levi, fai muovere un martello che si muove, va sulla carta e tramite un nastro stampa una A. Cosa vuoi fare? Ciononostante non mi detti per vinto, e modificando la meccanica della A4, insieme con i progettisti meccanici che l'avevano fatta, dimostrai nell'agosto del 74 per 8 un prototipo di macchina per scrivere elettronica. Per 8 fu colpito e mi autorizzò a continuare lo studio. Dopo studi di un anno e mezzo, venne consolidata una diversa proposta di prodotto basata su una meccanica di Gianluigi Ponzano, purtroppo morto recentemente, con la collaborazione di Ugo Carena, e la elettronica che sviluppai io insieme con Gianfranco Faggian, e un proposto design di Mario Bellini. Torino Beltrame, amministratore delegato, approvò la proposta e mi nominò program manager responsabile di progetto e avviamento in produzione, per minimizzare i tempi. Quindi a febbraio 1978 andò in produzione l'ET101 e fu presentata a Milano al pubblico a luglio. Fu la prima macchina per scrivere elettronica al mondo, poi vi dirò come. Seguirono altri modelli, che cito qui, e poi anche modelli con memoria di pagina. Qui vedete la macchina per scrivere. La macchina per scrivere aveva due motori, uno che muoveva la margherita, che si vede, un altro che muoveva il carrello porta margherita avanti e indietro, senza che il carrello si muovesse. E un terzo motore azionava l'interlinea.
aveva una memoria di riga, per cui uno poteva tornare indietro e correggere quel che voleva con il nastro correttore. La macchina ebbe un grandissimo successo, soprattutto i suoi successori con la memoria. Nel 78, poco prima che venisse presentata la macchina al pubblico, entrò a far come amministratore delegato Carlo De Benedetti. Non stiamo a citare la carriera di Carlo De Benedetti, che è troppo lunga e nota per vari aspetti al pubblico, per riassumerla qui. Comunque lui entrò nel 78 come investitore e amministratore delegato, quindi portò dei capitali. In primo momento e anche successivo fu avviato un grande sviluppo e l'Olivetti fu aiutata dall'aumento di capitale. Si progettarono le macchine per scrivere elettroniche, i personal computer e una serie di altri prodotti elettrici di automazione d'ufficio. In 24 mesi l'azienda passò da una perdita di 70 miliardi di lire all'anno all'utile di 50 miliardi, che raggiunsero un utile di 300 miliardi nell'83. Il fatturato arrivò nell'84 a 4.500 miliardi, nell'88 a 8.400, nel 90 a 9.000 miliardi. Io mi ricordo ancora una delle prime riunioni che fece De Benedetti con le linee di responsabili di progetto, disse: vi invito a inventare tutti i prodotti che si possono vendere, non ponete limiti alla fantasia, mentre prima degli anni Beltrami mancavano sempre i soldi per fare i prodotti. Voi inventate i prodotti, io troverò i soldi, perché dovete sapere, io non sono ricco, anche un mio collega gli disse, però benestante sì, ingegnere, però ho delle persone che si fidano di me e mi possono fornire i capitali. E questo fu vero. Il fatturato, avevo già detto come capitolo, nel 1988 tentò la scalata della Società Generale del Belgico, oltre altre avventure, ve la cito perché dopo vi dirò una cosa. Però poi l'Olivetti si trovò in difficoltà, nonostante i grandi sviluppi, non riuscì a mantenere il fatturato sufficiente, i margini sufficienti a rimanere inutile. Per cui, a causa di questa grave crisi, nel 1996 Carlo De Benedetti lasciò l'azienda rimanendo presidente onorario solo fino al 1999. All'ET201, come ho detto, succedettero altri prodotti, tanto che all'inizio del 93 si erano già venduto più di 1 milione di macchine. E l'ET, portando via buona parte del mercato, la macchina per scrivere IBM Select, quella con la pallina. Difatti la pallina, la Margherita cacciò la pallina. Ci fu anche una storia di una pubblicità Olivetti in cui la pazza da Gosbo andava via la pallina IBM. L'IBM ci denunciò al Tribunale della Pubblicità. Io dimostrai con una macchina con memoria che la macchina Olivetti stampava una pagina in 12 secondi meno di quella IBM, 12 secondi sono lunghi quando vedete stampare. Allora il Tribunale della Pubblicità condannò Olivetti per pubblicità scorretta, però disse che avevamo ragione, tant'è vero che il direttore dell'Olivetti Italia, Samaia, pubblicò questa condanna in cui si dimostrava che eravamo maleducati ma avevamo le macchine più veloci. Le vendite dello scrivere elettronico furono la base del risanamento economico Olivetti nei primi anni di gestione di De Benedetti. Questi furono ancora maggiormente potenziati dal personal computer, M24 principalmente, e gli acquisti di AT&T di personal computer. Allora, a volte personal computer con i programmi di word processing erosero e poi quasi azzerarono il mercato delle T e di quel che chiamarono ETV. Le T con uno schermo video che facevano il web processing, perché il personal computer era in grado di far tutto con una stampante dedicata. Anche in seguito alle T furono fatte anche le praxis elettroniche, di cui vedete qui una serie di prodotti, che furono fabbricate a Singapore. Dopo le T nacquero i sistemi di scrittura, alcuni nati prima delle T, altri nati dopo, che avevano il video e i floppy disk in varie generazioni. Vedete qui quelli che sembravano una macchina per scrivere con un video su un braccio. In quel periodo furono anche aggiornate una parte del calcolo elettronico con una nuova tecnica di stampa
chiamato drying jet, inchiostro, a getto di inchiostro solido, cioè c'era una mina di grafite che veniva spruzzata a grafite tra una scintilla elettrica sulla carta e vi rimaneva attaccata. Era, la macchina era molto silenziosa e veloce. Inoltre fu progettato insieme con Michele Bovio, che fu un grande progettista Olivetti, il più piccolo, la più piccola macchina calcolatrice tascabile del mondo. Era grossa come un pacchetto di sigarette. Quando Michele Bovio, che era andato in pensione Olivetti e faceva il consulente a grandi aziende americane come Compaq e Digital Equipment, la fece vedere a Bill Gates, Bill Gates lo assunse come consulente. In questi anni, tra il 78 e il 98, pardon, l'89, avvenne tutta una serie di fatti in Olivetti. Sia furono creati nuovi centri di ricerca, sia furono acquisite aziende come la Hermes Precisa, la Logabus, l'Acron Computer e la Triumph Adler. Ma anche vi furono due interventi nel capitale. Nell'80 entrò nel capitale Olivetti e la Saint-Gobain, con un grosso aumento di capitale, perché la Saint-Gobain era stata produttrice di vetro, ma le altri conglomerati industriali, era stata incaricata dallo Stato francese di entrare nell'informatica. La Saint-Gobain voleva fare le macchine per scrivere elettronica in Francia, non fu mai raggiunto un accordo, per fortuna, perché già noi stentavamo a riempire le fabbriche, dato che richiedevano molto meno lavoro delle macchine per scrivere meccaniche. Successivamente entrò nel 1984 la TNT, la grande azienda monopolista americana dei telefoni, che aveva i Bell Lab, grandi centri di elettronica, dove erano stati inventati i transistor, avevano preso premi Nobel e anche aveva sviluppato grande attività nei computer, ma non poteva venderli avendo il monopolio dei telefoni. La TNT rinunciò al monopolio dei telefoni per poter entrare nell'informatica e fece l'investimento in Olivetti. Comprò 100 milioni di azioni e vi fu un grosso tentativo di collaborazione. Non vi furono grandi risultati se non quello che Olivetti vendette un grandissimo numero di personal computer alla TNT, che poi stentò a venderli e ebbe i suoi problemi. Comunque, AT&T nel 89 uscì dal capitale Olivetti dopo un tentativo di acquisto di controllo complessivo dell'Olivetti a cui riteneva di avere diritto. Carlo De Benetti rifiutò. La mia opinione è che Carlo De Benetti, avendo in mente questa possibilità, aveva cercato di fare questa scalata di questa grande società finanziaria e industriale SGB di Belgio e Francia, pensando di poter ricavare un grosso capitale dalla possibile cessione del controllo AT&T. Questo non è dimostrato, quindi una mia opinione. Quando non riuscì, tenne duro e l'Olivetti non passò a AT&T. Poco prima fu anche fondata una società insieme con Canon per fare l'Olivetti Canon Industriale AG per il progetto e produzione di fotocopiatrici, che poi prese anche il progetto di stampanti inkjet. Le stampanti inkjet furono sviluppate ancora da Ponzano, che aveva fatto con me la macchina per scrivere elettronica, però infrangevano brevetti di Hewlett Packard. La Hewlett Packard però, quando doveva pagarsi i famosi $900,000 di cui disse Gardiera, ne pagò la prima rata di $450,000 e poi gli doveva pagare la seconda rata di $450,000. Non la pagò e ci propose di fare uno scambio di brevetti tra le due aziende, di cui si dimenticarono tutti, tranne Ponzano. Quando noi uscimmo con la stampante in getta, Hewlett Packard disse che avevamo infranto i brevetti e ricordammo i loro ingegneri di andare a chiedere all'ufficio brevetti, che gli disse che avevamo il diritto di farlo perché avevamo fatto lo scambio di brevetti per N anni, che era stato rinnovato automaticamente. Allora, negli anni, all'inizio degli anni '80 erano nati i primi personal computer, Commodore, Hewlett Packard, Radio Shack e altri. Però, allora era stato deciso anche da parte di Olivetti di sviluppare un personal computer che fu affidato al centro di Cupertino, che era diretto da Enzo Torredi. Fu sviluppato questo personal computer M20 che aveva grandi prestazioni ed era molto performante, tutto con software e sviluppo Olivetti e l'unità
centrale Zylo, centrale Zylo. Però 6 mesi prima l'IBM aveva annunciato il suo primo personal computer con Intel 8088, sistema operativo MS-DOS di Microsoft. M20 ebbe un buon risultato, vendette circa 40.000 esemplari, di cui 25.000 in Italia. Ma questo era nulla rispetto all'IBM che faceva i compatibili, la Compaq che aveva cominciato a fare, che faceva i suoi PC, e la Compaq che aveva cominciato a fare i compatibili. Allora fu deciso di fare prima uno schema di espansione che lo rendeva compatibile, ma non bastava. Allora venne affidato all'ingegner Luigi Mercurio lo sviluppo di un prodotto compatibile IBM, che lo realizzò con la collaborazione di Sandro Graciotti. E così nacque nel 1964 l'M24, presentato alla fiera di Hannover a marzo. A differenza del PC, IBM aveva un'unità centrale più potente, un bus più veloce e una serie di programmi che lo rendevano molto più performante. Era completamente compatibile con tutti i software IBM e anche applicativi, tra cui uno che sembrava uno scherzo, che era un gioco, che si chiamava il Flight Simulator, in cui simulava di pilotare un aeroplano, ma era difficilissimo da imitare se non si era totalmente compatibili. M24 ebbe un grande successo, vendendo 500.000 o forse più di esemplari nell'86 e più di 1.000.000 nella vita. Anche grazie agli acquisti di AT&T, Olivetti divenne il terzo produttore mondiale di personal computer e il primo in Europa. Qui vediamo il primo M20 che aveva tastiera attaccata, il secondo M24 che aveva tastiera staccata, come fece l'IBM e poi diventò standard dei personal computer. Fu poi progettata dall'Olivetti tutta una serie enorme di personal computer, dall'86 al 99, qui li vedete, e anche quelli portati, i laptop, e qui vedete un'altra serie con il numero di modelli, non sto a elencare i nomi perché non finiremo più. Nell'82 nacque la prima linea di sistemi informatici, l'Olivetti era arrivata ai mini computer e ai grandi computer, che partiva dall'M20 come primo blocco, l'M30, l'M40, l'M60 e l'M70. Avevano gli Zylo Z8001 e un sistema operativo sviluppato in Olivetti Cosmos IV, che poi diventò il MOS e fu un grande sviluppo Olivetti di sistema operativo. La gamma andava dalle semplici applicazioni monotastiera, quelle più complesse, ai posti di lavoro collegate e alle reti. La linea era in grado di operare come server, avendo come cliente l'M20 e più tardi anche l'M40. Questa linea 1 vediamo collegata in linea, vediamo applicazioni in vari campi e venne presentata con questo sistema operativo MOS che aveva tutte le caratteristiche di un sistema di linguaggi e di sistemi relazionali. Vi furono due problemi per il successo di questa linea. Uno, l'accordo di AT&T, per cui dovevano vendere dei computer della sua linea 3B, 3B2, che erano in diretto concorrenza con la linea 1. Secondo, che la AT&T cercava di imporre il sistema Unix, che poi ebbe successo, ma allora non c'era ancora. Non aveva ancora grande successo sul mercato. Olivetti però derivò da questo sviluppo una grande esperienza sistemistica che la rende allineata con le capacità tecnico-applicative dei maggiori concorrenti europei e mondiali. Dopodiché, negli anni successivi, fu sviluppata una successiva linea di prodotti, la linea 2 chiamata LSX. Questa LSX aveva un'articolazione enorme di prodotti, le linee 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, alcuni con Microprocessor Motorola, altri con Intel, altri con ancora Intel, altri con un RISC computer, altri con un chip realizzato da Digital Electronics. Questo fu un grandissimo sforzo da parte di Olivetti e con una linea enorme e molto maggiore complicazione della precedente, anche difficile da vendere, cioè difficile da vendere per l'esperienza che aveva la rete di Olivetti. Questa linea era, come ho detto, era sistema aperto, c'era l'Open System Architecture che permetteva
quindi una trasparenza del modo di operare anche verso il computer della concorrenza. E aveva una piattaforma software IBSIS, appunto, speciale per questi sistemi aperti. Ebbe una serie di applicazioni, ma sebbene avesse tutti questi pregi, dovete fare i conti con gli standard di fatto che esistevano sul mercato, per cui i sistemi aperti non stavano ancora vincendo, per cui non risultò decisamente più competitivo dei sistemi Olivetti precedenti che avevano i sistemi proprietari. Comunque fu un grande prodotto. Abbiamo parlato fino adesso dell'informatico Olivetti, abbiamo trascurato quelle che sono state tutte le altre attività a cavallo dell'elettronica relativo. Abbiamo trascurato l'azienda Opera Olivetti Peripheral Equipment, che fece tutta una serie di stampati a daghe, a margherita, incerte, stampanti bancarie, che furono vendute per molti anni ancora, i floppy disk e gli hard disk, la riprografia Olivetti e l'Olivetti Canon per fare le copiatrici, la SIAB Diebold Olivetti per fare i bancomat, i registratori di cassa, l'OCL controllo numerico per le macchine utensili a controllo numerico, l'Olteco per le trascriventi, i prodotti telecomunicazioni, le consociate industriali in Italia, componenti, tecnologie, gomma, sintetizzati, motori elettrici, il venture capital attivato dal Serino Piol, che fu un grande manager di strategie e marketing dell'Olivetti, che generò acquisizioni e partecipazioni in start-up americane, con vantaggi di accesso a tecnologie, prodotti, notevoli ritorni economici e molto altro. Nel 1994 l'Olivetti entrò nella telefonia, la Omnitel, controllata dall'Olivetti insieme ad altri soci europei e americani, vinse la gara per l'assegnazione della seconda licenza di gestore della telefonia mobile GSM, quella che diventò lo standard europeo e poi si diffuse in gran parte del mondo. Nel 1995, a dicembre, vi fu un aumento di capitale gigantesco di 2.250 miliardi di lire. E iniziò anche l'attività di Omnitel e successivamente Olivetti fece un'altra joint venture con Bell Atlantica americana per operare nella telefonia fissa chiamata Infostrada. Però il 96, nonostante il successo dell'aumento di capitale, la situazione economica e finanziaria è difficilissima. Olivetti ha perso ogni anno dal 99 in poi a perdite crescenti e le perdite del 95 ammontarono a 1.800 miliardi di lire. Nel 96 il fatturato diminuirà di quasi il 15% con una perdita di altri 900 miliardi di lire. Tra il 95 e il 96 l'Olivetti si mangia tutto l'aumento di capitale. A settembre Carlo De Benedetti lascia tutti i suoi incarichi in Olivetti e il Consiglio di amministrazione nomina presidente l'avvocato Antonio Tesone, avvocato di fiducia di Olivetti, e Roberto Colaninno, amministratore delegato, già socio di Carlo De Benedetti. Colaninno, appena nominato amministratore delegato, annuncia che intende far uscire l'Olivetti da informati e trasformare l'azienda in una holding di telecomunicazioni. Gradualmente venne tutte le attività industriali e commerciali legate all'informatica. Vende per 7 miliardi di euro anche Omnitel alla tedesca Mannesmann e in seguito venderà a Vodafone, quella che c'è ancora in Italia. Vende anche Infostrada nella telefonia fissa. Sempre nel 99 lancia un'offerta pubblica di acquisto su Telecom Italia, che fu la grande offerta pubblica di acquisto con leverage buyout, cioè con una tecnica di farsi imprestare dei soldi per comprare un'azienda. Cioè si dice: io compro un'azienda che vale 100, tu imprestami i soldi e io poi ti pagherò con i profitti che faccio dell'azienda. Quindi genera un grandissimo debito in Olivetti. Nel 2001 Colaninno si dimette e vende Olivetti, che incorpora Telecom, a Tronchetti Provera di Pirelli. L'indebitamento di Olivetti, che incorpora Telecom, è di 38 miliardi di euro, 70 mila miliardi di lire, ecco, per capirci. Colaninno fu liquidato con una buona uscita di 17 milioni e mezzo di euro, oltre un prezzo molto alto per le azioni di Olivetti che aveva comprato. Cosa che, come lui ammise, lo rende molto ricco. Quali furono le cause dell'uscita dell'Olivetti dell'informatica? Furono
due motivi principali, poi ce ne sono molti altri. Industriali, la rapidissima evoluzione della tecnologia elettronica, di cui abbiamo parlato già prima, che accorciò sempre di più la vita dei prodotti, cioè i personal computer si rinnovavano ogni 6-7-8 mesi, riducendo le dimensioni e prezzi, quindi favorendo l'ingresso dei produttori sul est asiatico che anche avevano la tecnologia del silicio per fare i chip. Ne furono vittime molte aziende informatiche, l'ICL inglese, Nixdorf in Germania, Bull in Francia, Digital Equipment Company negli Stati Uniti. Addirittura IBM cedette da prima la divisione di macchine per scrivere stampanti e poi anche i personal computer come divisione. Furono anche cause commerciali. Il ridotto ciclo di vita dei prodotti scardinò la vendita tramite concessionari dell'Olivetti. I concessionari compravano le macchine per scrivere da calcolo e anche se ne vendevano un anno, le vendevano 12 o 15 mesi dopo, non importava. Questo non succedeva con i prodotti elettronici. Inoltre, sebbene Olivetti avesse sviluppato prodotti innovativi, sistemi informatici, sempre più lo stato dell'arte e anche meglio, nel tempo essi diventarono così complessi che la rete di vendita non fu in grado di sviluppare tutte le nuove competenze atte a seguirne la veloce evoluzione, diventando col tempo meno competitiva. Olivetti e Telecom Italia, vendute a Marco Tronchetti Slovera, furono fusi in un'azienda sola, che assunse il nome di Telecom Italia, che quindi si beccò tutti i debiti dell'Olivetti, colché Telecom Italia passò da un passivo di 18 miliardi di lire a 33 miliardi di lire. Questo fu il risultato dell'augurio ai capitani, ai coraggiosi capitani dell'industria italiana che fece Massimo D'Alema. Ho finito. Vede, io direi che forse ci sta una rapidissima domanda da parte del pubblico, perché siamo veramente oltre il limite e quindi... Un'espressione di amarezza per come sono andate le cose. Sì, questo sicuramente. Se non ci sono domande... Sì, ce n'è una qui in seconda fila. Recuperiamo un microfono per la domanda. Sì, non è finita bene, diciamo. Insomma. No. È una storia che inizia da lontano, si sviluppa molto bene a un certo punto. Non voglio dire ancora qualcosa. Come dici? Non volevi dire ancora qualcosa. Sì, ma non c'è tempo. Sì, una battuta mentre arriva la domanda. No, però dicevo che anch'io ho pensato per tempo che ci fosse una congiura o roba del genere. Anch'io ho pensato che avessimo sbagliato tutto affidando compiti a persone non adeguatamente preparate dal punto di vista tecnologico. Nel 95 un amministratore delegato bocciò il mio progetto a costo zero per collegare tutte le macchine Olivetti a internet a costo assolutamente zero, dicendo non c'è futuro per internet. No? Però tutto sommato, riflettendo bene, penso che la ragione fondamentale della crisi sia quella riassunta nei tuoi lucidi. L'esplosione della tecnologia, che nei miei lucidi avrei mostrato essere stato dell'ordine di alcuni milioni di volte a parità di costi. Cioè, la tecnologia è esplosa clamorosamente, per cui quelle difficoltà a cui tu hai accennato col terz'ultimo e il penultimo dei tuoi lucidi, quelle difficoltà sono diventate di crisi clamorosa. E allora qual è il futuro? Il futuro, dico, e qui sono di parte, il futuro sta nel software libero. Cioè l'industria informatica diventa un grande... Un laboratorio aperto a tutti. Un laboratorio aperto a tutti, perché nessuno è in grado di diventare monopolista come è successo nei passati. E la dimostrazione di questa mia teoria sta nel fatto che recentemente il Pentagono ha deciso di aprire lo sviluppo del software per la linea della quinta generazione, per la rete 5G, di aprire lo sviluppo del software a tutti i collaboratori volontari in un'ottica di software libero. Quindi se il Pentagono dice vogliamo un software libero, cominciamo ad avere ragione, no? Più di così.
Prego. La domanda è a proposito, perché io volevo proprio chiedere, visto che De Monte ha parlato tantissimo di software sviluppato in Olivetti, è una domanda un po' nostalgica, se si potrebbe, al momento questo software non ha più un valore commerciale, se si potesse averlo rilasciato con una licenza libera. Quello dipende dai proprietari, però penso, temo, che proprio in questa ottica che dicevo di un grande artigianato, insomma, il settore informatico diventa sede di un enorme artigianato, i prodotti vanno sostituiti con continuità. Quindi non sarà più un mercato di prodotti, ma un mercato di lavoro, ecco. Quindi... Bene. Sì, direi un auspicio, che... riusciamo a portare qui Faggin una volta, l'inventore del microprocessore? È possibile? Possiamo promettere di avere qui Faggin l'anno tempo, prossimo? È tanto tempo che non lo vedo, posso provare a cercare. Facciamolo venire allora, grazie. Va bene. Grazie. Va bene. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.